Buongiorno amici, come state? Io bene. Allora, oggi vi faccio vedere, come vi avevo promesso, come andare a colorare la pasta di mais che abbiamo fatto l'ultima volta. Qui ho preparato tutti i miei coloranti e vi faccio vedere. Colori acrilici, grandi o piccoli, colori ad acqua, quindi gli acquerelli, le tinte madri, quelle che vengono usate dai pittori, gli ombretti, anche ombretti scaduti, per il colore della pelle quando si fanno le dolline, le bamboline, anche dei fondotinta scaduti. Questo non c'entra niente. Colori dorati, la foglia oro ovviamente falsa, questa è stata presa da Wish, un pacchetto con 50 foglietti, ho pagato solo 1 euro di spedizione, quindi molto conveniente, altrimenti si può trovare nei negozi di belle arti o nei negozi dove si fa bricolage. Bene, come vi avevo precedentemente detto, che la pasta di mais si può colorare sia con gli acrilici o questi coloranti che sono molto liquidi, si possono colorare anche con quelli alimentari, ovviamente se sono scaduti perché costano un sacco di soldi quelli alimentari. Quindi, se vi capita che la vostra pasta di mais vi è venuta un po' più dura, tipo questa, in confronto a quest'altra che invece è molto più morbida, vedete? Io questa qui la colorerò con quella in polvere. Questa invece, che è molto più dura, vedete, si spezza, la posso colorare con dei coloranti liquidi, ad esempio acrilici, oppure questi, gli acquerelli, ma vi faccio vedere intanto con le tinte madri. Ovviamente munitevi di guanti, oppure usate dei fazzolettini umidificati, quelli dei bambini. Quindi metterò qualche goccia. Un'altra cosa che vi voglio dire è che la pasta di mais, dopo che è asciutta, per effetto dell'ossidazione va a scurirsi. Quindi se volete ottenere un colore tenue, tipo colori pastello, io vi consiglio di tenervi molto molto delicatamente, cioè nel senso che se volete ottenere un rosa chiarissimo, il colore della pelle, quindi un beige chiarissimo, io vi consiglio di tenervi più delicate possibile. Al massimo prendete un pezzettino di pasta, vi faccio vedere tipo così, la allargate bene, fate una sfoglia sottilissima e la mettete ad asciugare. Questa qui che avete preparato la mettete da parte. Se quando si sarà asciugata vi sembrerà troppo scura, sono due le opzioni che potete fare: o aggiungete un altro pezzo di pasta di mais al naturale, oppure aggiungete del bianco, e così avrete la gradazione del colore che volete. Se invece volete andare a fare la più scura, tipo il nero, no? Il nero è difficile farlo subito nero, al momento vi sembrerà grigia, però dopo che si sarà asciugata vedrete che sarà molto, ma molto più, ma sarà nero proprio. Quindi adesso io ho fatto questo bellissimo verde, vedete che già è diventata molto più elastica. Se io voglio aumentare l'elasticità, non farò altro che andare a prendere un pochettino di crema per le mani,
e la vado, ops, e la vado a mettere dentro. C'è un po' di residuo di colore, ok? Vedete che già la morbidezza, vedete? Già è diventata più elastica. Un altro consiglio che io vi voglio dare è quello di, se state lavorando e vi serve, che ne so, a parte che vi dovete fare una quantità abbondante di quello che vi andrà a servire. Ora, ad esempio, questo verde è troppo, se io devo fare delle foglioline sarebbe troppo, a meno che non devo fare una grande quantità di foglioline. Ma nel frattempo che io lavoro, prendete un contenitore vuoto, un bicchiere di plastica, quello che sia, vi prendete il pezzettino che vi serve, il resto andatelo a coprire, perché non tanto in inverno, perché in inverno fa freddo, quindi c'è abbastanza umido, ma in estate la pasta di mais tende a essiccarsi facilmente, subito, e vi fa una patina. Nel momento in cui l'andate a lavorare vi si spaccherà. Oggi mi cadono le cose delle mani, vabbè. Vedete come diventate già più morbida e più malleabile. Quindi adesso io questa la metto da parte e vi faccio vedere con i coloranti in polvere. Altro consiglio: fatevi tutti i colori che vi servono prima, così poi quando vi andrete a lavare le mani, che avrete finito di colorarvi tutti i pezzettini di pasta di mais, li avrete già pronti. E ognuno deve andare con la sua pellicola, in modo che non vada ad attaccarsi con l'altro. Bene, adesso passiamo ai coloranti in polvere. Quindi vi riprendo un pezzettino della pasta di mais che mi era venuta più morbida e andiamo a provare subito con gli ombretti. Potete usare anche ombretti scaduti, ombretti perlati, ombretti in polvere senza, cioè quelli matte, come volete voi, questo è ininfluente. Ovviamente se dovete fare i capelli di una bambolina non potete andare a usare i coloranti brillantinati con i brillantini e cose varie. Quindi io adesso vado a usare questo, sì, questo qui, controllo ogni tanto se sono in camera, ok, ne metto poco perché questo ombretto è molto pigmentato, c'è pure una perlina in giro. Ci faccio qui, quindi vado a mescolare bene. Un'altra cosa, potete usare un tappetino, questa è gomma Eva. Sulla gomma Eva, vedete, la pasta di mais non si attacca. Se andate a usare una piastrella, un vetro, un pezzo di cartone, invece rischiate che vi si appiccichi. Vedete che bel punto di rosa? Non si vede, perché c'è sempre, eccolo qui, un bellissimo punto di rosa, molto delicato, ma che poi quando asciugherà diventerà leggermente più forte. Non riesco a farvelo vedere perché sembra bianco. Comunque, allora questo qui ad esempio è un rosa più forte, però lo vedete voi chiaro nella videocamera. Immaginate che questo è così, perché dalla videocamera sembra più un bianco.
Io adesso per esempio voglio andare a inserire, adesso ho inserito della foglia oro, ma mi si era scaricata la batteria. Bene, metto la foglia oro dentro e inizio a impastare. Ne metto ancora perché dentro la pasta di mais si perde. Ecco qua. Vedete che bello? Quando poi andremo a fare le nostre perle, ad esempio, guardate, al solito con la luce non si percepisce. Ecco qua. E si può fare questo con qualsiasi cosa, potete usare anche i glitter di tutti i colori, semplicemente la foglia oro con la pasta di mais naturale, vi verrà un traslucido con il brillantino dentro, cioè di tutto e di più. E se volete potete usare anche la cannella, per dare un quel piccolo tocco di beggiolino. Per oggi ragazzi è tutto, io vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.